Riapriamo i lavori con il professor Roberto Noili-Kedl, che è docente di pedagogia musicale presso il Conservatorio di Alessandria, e quella che ci presenta sarà non solo una relazione, ma probabilmente ci saranno anche dei tratti di, performativi su geografie sonore nei solchi dell'esperienza, la musica come forma biologica. Roberto. Con questa suggestione sonora per recuperare anche un'ecologia dei sensi, un'ecologia anche della parola. Io diciamo, purtroppo dovrò comunque parlare per un po' di tempo, cercherò di farlo accompagnandomi con delle immagini e, laddove possibile, con dei suoni, appunto. Il titolo, vedete questa immagine, non so se avete capito di cosa si tratta. No, nessuno. Quello sono i solchi di un disco in vinile, incredibilmente simili all'immagine che avete visto iniziale, invece di alcuni rilievi rocciosi. Questo non perché voglia tenere una lezione oggi sugli strumenti di riproduzione, diciamo, della musica, ovviamente, ma per cercare di un accostamento al tema centrale che è appunto quello dei temi che sono emersi, della biofilia, dell'amore appunto per la vita, in una prospettiva che io cercherò di dare, che più che musicologica direi che musicale propriamente, insomma, con un pensiero che è di tipo musicale, ma con un'estensione a un pensiero di tipo artistico, in particolare volto a considerare l'esperienza dal punto di vista estetico. Ringrazio brevemente anche io, non in modo informale, perché ho accettato proprio perché mi ha attratto il titolo, mi ha attratto proprio il tema, quindi ecco, sono ben contento di essere qui a fare questo, accompagnarvi in questo viaggio attraverso i paesaggi del musicale. Questo viaggio che considero un po' un tema e variazioni su quello che io definirei il canto, più che melodia della terra, il canto della terra, poi capirete perché, c'è una ragione. Questo tema e variazioni si svilupperà in tre tappe. La prima toccherà un tema che è quello della natura e il suo rapporto con la cultura. Oggi si è parlato molto di rapporto tra natura e uomo, no? Proverei a spostare sul concetto di natura invece questo focus. Il secondo tema riguarda un concetto secondo me fondamentale che ha a che vedere, che attiene ai sistemi complessi, si parla sempre più di società complessa, eccetera, insomma, dobbiamo capire cosa vuol dire complesso esattamente, no? Terzo argomento, infine, è quello che dovrebbe sfociare appunto in una riflessione che noi possiamo fare sulla musica proprio in una prospettiva biologica, che cercheremo di capire cosa può voler dire. Io naturalmente non leggerò la mia relazione, però siccome è un po' complessa, diciamo, la gestione, ogni tanto spero di non perdermi, ma gestirò, diciamo, senza leggere la sequenza, diciamo, di questi argomenti. Come dicevo, faremo questo viaggio veramente mettendoci dentro gli occhi soprattutto delle immagini,
che hanno un rinvio diretto, anche metaforico in molti casi, insomma, agli argomenti che io toccherò, per cui parole ne vedrete scritte molto poche, non so che appunti riuscirete a prendere guardando lì, però insomma qualche suggestione. In ogni caso, ecco, la relazione è già scritta e rimarrà poi agli atti, con, affiancata da queste immagini che vi potranno fare, diciamo, accompagnare in questo percorso di rilettura di questa relazione. Allora, dicevo, partiamo subito dal primo punto, che riguarda il rapporto tra natura e cultura. È un tema in realtà che è strasviscerato da per certi punti di vista, e quindi potremmo considerare anche quasi, come dire, scontato. In realtà vorrei provare invece a riconsiderarlo proprio a partire dal rapporto che l'uomo instaura con la natura, in una logica però dinamica, in una prospettiva dinamica con essa. Cioè, quindi non entrerei tanto nei termini di un rapporto catastrofistico piuttosto che, come dire, benevolo o malevolo nei confronti della natura, ma capire cosa succede, ecco, esattamente quando dal punto di vista culturale l'essere umano si relaziona, si rapporta con quella cosa che abbiamo sentito essere definita natura. Allora, di fatto ogni incontro con la materia, potremmo andare a un livello molto basilare, è un incontro tra l'uomo e la natura, ed è molto difficile che da questo incontro non scaturisca qualcosa. Quindi pensare agli ambienti incontaminati, certo, là dove non ci siamo noi, ma anche solo se passiamo e pestiamo dell'erba, cioè noi in qualche modo la contaminazione la operiamo nei confronti dell'ambiente. Quindi diciamo che possiamo pensare al rapporto con la natura come in diversi gradienti di antropizzazione, se vogliamo, no? Che però qui interesserà analizzare dal punto di vista soprattutto, come dicevo prima, culturale. Ora, questo rapporto con la natura, per esempio nelle arti visive, si è sviluppato soprattutto in una dimensione imitativa della natura stessa, almeno all'inizio, no? Adesso non torniamo indietro ai disegni rupestri, ma alle incisioni rupestri, ma cioè il primo rapporto che c'è stato, diciamo, nel momento in cui l'essere umano ha tentato di catturare l'esperienza con l'ambiente, diciamo in senso lato, è stato quello in qualche modo di rappresentarselo dentro e rappresentarlo agli altri, no? Allora, questo è uno dei primi esempi di natura morta, no? A proposito di natura, che in realtà diventa invece a suo modo una natura viva in altro modo, sul piano culturale. Parlavo di un rapporto, abbiamo detto, mimetico, no? Cioè imitativo, ma che può diventare appunto mimetico, prende le forme più incredibili. Quindi l'antropizzazione anche dell'elemento naturale, no? Come può essere un cesto di frutta combinato in un certo modo, come nell'opera di Arcimboldo, capite che apre a degli immaginari molto molto variegati. Quindi questo per mettere le basi, come dire, per dire, il rapporto con la natura è un rapporto che nel momento in cui l'uomo incomincia a metterci del suo, a seconda di come ce lo metto e di come ce lo mette, può articolarsi in davvero tanti modi. Ma è anche vero che se noi, oggi si diceva che per, non ho voluto, come dire, però era interessante l'argomento che è stato posto oggi, del fatto che per avere il contatto con la natura bisogna andare a piedi. Io devo dire che a volte ho avuto una percezione del mondo molto interessante anche andando in aereo, cioè. Allora, e questo non nega un mio possibile rapporto con la natura, con l'ambiente. Cioè, allora, nel momento in cui io sorvolo dei territori, io mi trovo a vedere quasi delle immagini che sono simili a un certo punto a dei quadri. Certo, se sorvolo una zona che è stata coltivata in un certo modo, probabilmente quella immagine mi restituisce delle geometrie, no? Delle geometrie che in natura non troverei, ma in altri casi mi restituisce una texture comunque interessante, c'è qualcosa che mi attrae, no? di quel dato esperienziale con cui entro in contatto. Questa immagine che abbiamo appena visto e che adesso sfuma dentro un'altra, dentro a un cretto di burri, vedete che trova un'assonanza fortissima. Questo quadro non è imitativo, o lo è? Cioè, da un certo punto di vista, se pensiamo che Burri abbia voluto imitare le scorporature del terreno, no? Allora forse lo è effettivamente imitativo, ma è chiaro che qui invece in un altro, diciamo, ordine di ragionamenti diremo che è arte astratta sicuramente.
Quindi anche i concetti che ci portiamo dietro, proprio in virtù di questo rapporto con la natura, vedete che si può modificare molto nel tempo a seconda delle accezioni che arriva ad assumere. Voglio portare un esempio però emblematico, che è quello delle opere di Sciola. Non so se qualcuno lo conosce. Pinuccio Sciola è uno scultore, è venuto a mancare un anno e mezzo fa, mi sembra, purtroppo. È uno scultore di San Sperate, di vicino a Cagliari, conosciuto per un'altra cosa che vedremo immediatamente. Però tra le sue opere ci sono questi semi della pace, no? Questo è un'opera che è lunga 3 metri circa e che è ricavata, diciamo, modellando, scavando una parte della roccia e lasciando tutto il resto che sta intorno invece in qualche modo intatto. Cosa ci dice l'artista in questo modo? Ci dice intanto di un potenziale, di una potenziale, come dire, proiezione dell'organico dentro l'inorganico. No? E questo è molto interessante, perché è paradossale questa cosa, no? Se noi ci pensiamo un attimo. No? Crea il paradosso. E lo crea due volte. Io ho avuto modo di andare a visitare il laboratorio di Sciola qualche anno fa, e qui nell'immagine non si vede, ma la cosa straordinaria qual è? Che quegli incavi che si creano nel tempo arrivano ad accogliere come un grembo materno, diciamo, del terreno, che se nel momento in cui vi si depositano, sempre in virtù del vento, dei semi, vede nascere delle piante. Quindi quella pietra diventa il grembo, diciamo, di una nuova vita, no? Cioè è organica. E quindi, come dire, diventa un'opera al quadrato, se non al cubo. Ma Sciola dice, vabbè, sei venuto a farci una lezione di arte e arti visive o di musica? Allora, Sciola è conosciuto invece soprattutto per le sue pietre sonore. Questi sono i suoni delle pietre che ascoltate. Scultura che non suona ma risuona dentro di noi come evocazione di una scrittura, poi ci torneremo anche su questo. Sciola da questo punto di vista è straordinario, no? Cioè, ci restituisce attraverso un materiale, come dice, la pietra suona, cioè in realtà chi se ne intende un po' sa che non esistono solo gli xilofoni, i metallofoni, no? come c'è nello studio Orff, per esempio, no? Nello strumentario Orff, ma esistono anche i litofoni, cioè strumenti fatti con delle lamine di pietra. Cioè, la pietra suona, è come? È elastica, e lui ce lo dimostra tagliandola in un certo modo, no? Però si spinge ancora oltre Sciola nella sua ricerca, che è durata decenni. Cioè lui andava a cercare le pietre a seconda della loro provenienza geologica, perché voleva ritrovare dentro la sonorità un elemento profondo che rievocava le origini di quella pietra dal punto di vista acquatico, piuttosto che dal punto di vista dell'elemento del fuoco, no? Quindi la materia lavica, eccetera, eccetera. Oppure del vento, insomma, no? E quindi lui, queste diverse sonorità che io adesso ho combinato in questa cosa che avete appena ascoltato, sono davvero frutto di questa ricerca molto, molto particolareggiata, che tra l'altro, come dire, ha fatto la felicità anche di musicisti quali Fresu e altri, insomma, che l'hanno invitato in varie occasioni a dei festival anche musicali, proprio per realizzare delle performance musicali, no? con queste pietre sonore. Però dicevo, quello che mi sembra qui molto importante è che Sciola fa bene a violentare la natura in questo caso, no? Cioè, nel senso che a scolpire il suono mentre scolpisce la pietra, perché nel far questo ci dice
ci permette di leggere dentro la materia attraverso un canale sensoriale che è quello sonoro. Cioè, noi attraverso il suono percepiamo, intuiamo qualcosa che è lì dentro e che non potremo mai vedere con gli occhi, ma che le orecchie ci restituiscono in quanto possibile dimensione materica. Quindi, in un qualche modo, la sua operazione è un'operazione rigeneratrice della natura, se ci pensiamo bene. Allora, dove ci può portare questo tipo di ragionamento e di argomenti? Anche molto lontano, volendo, ma andiamo indietro solo fino al XV secolo. Cioè, il fatto che da sempre il suono, l'entità sonora e la musicale, poi in particolare, ha costituito, come dire, un elemento, diciamo, un mistero quasi, no? A cui cercare di dare una risposta, e soprattutto ha costituito un mistero questo forte attaccamento che l'umano avverte nei confronti della componente sonora, cioè come di qualcosa che è dentro le cose, ma è anche dentro nel nostro profondo, no? Allora, cos'è che determina questo legame, questa empatia così forte tra noi e ciò che sta fuori di noi attraverso la dimensione sonora? Ficino aveva una risposta, Marsilio Ficino, naturalmente sballata, ma non importa, all'epoca era plausibile. Cioè, aveva immaginato che nel nostro cervello, nelle nostre parti, alcune parti dell'organismo, noi avessimo dei canali all'interno dei quali passava un tipo di spiritus che molto probabilmente era simile, se non identico, a quello di cui era costituita l'essenza sonora. Cioè, come dire, se il suono si muove nell'aria, quindi deve succedere qualcosa, probabilmente quel tipo di matericità, di essenza, probabilmente è la stessa che possediamo noi dentro, ed ecco perché allora noi abbiamo questa, come dire, forma simpatetica nei confronti del suono, perché ci fa venire la pelle d'oca in certi momenti addirittura, no? Questo, diciamo, approccio, che è così, è poco scientifico, cioè tentava di essere scientifico, era più forse alchemico all'epoca, ha trovato poi in alcuni autori anche altri tipi di risposte. Per esempio, chi ha indagato, come Mario Schneider, per esempio, il significato della musica, un altro testo, Le origini della musica, no? Le sorgenti della musica, anche ha cercato di immaginare quali potevano essere effettivamente le origini, no? Della nascita non solo del linguaggio musicale, ma del rapporto con il suono, del rapporto con la musica. Tra l'altro, suo è anche un libro che, curiosamente, un lavoro di ricerca che lui ha fatto su tre chiostri catalani, osservando alcune parti, diciamo, architettoniche, ha individuato un possibile riferimento a dei canti, no? Gregoriani, e ad altri canti ancora, insomma, che potevano, anche profani, che in qualche modo quindi potevano instaurare un rapporto simbolico. Questo per consolidare questa idea comunque di questa ricerca di una risposta a questo legame con la materia attraverso la componente sonora. Allora è chiaro che, per esempio, la nascita dei miti si connette molto a questa cosa qui. Voi pensate cos'è il fenomeno dell'eco? Adesso per noi sì, 17 metri moltiplicato per 2, 34 finché torna dietro, velocità del suono, fatta, no? Cioè, che magia c'è dentro al fenomeno dell'eco? Ma voi immaginatevi una volta cosa voleva dire fare pa e sentire la propria voce, un io scisso che ti tornava indietro dopo un po'. Cioè, magia pura, no? Cioè, ecco, quindi non stupisce che il suono abbia dato origine anche a delle mitologie molto, molto ricche e anche molto, molto articolate. Chi ha preso molto sul serio questa cosa è Rudolf Steiner, famoso padre delle scuole steineriane, per capirci, lui, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner è un personaggio abbastanza così sui generis, perché si è occupato un po' di tutto, ha scritto tipo 150 saggi sugli argomenti più disparati, compreso quello sul fatto del rapporto che ci poteva essere tra alimentazione sulla base attraverso le proteine, animali che invece si nutrono di vegetali, no? Erbivori, e arrivando a immaginare molto tempo fa che facendo ciò le mucche sarebbero potute diventare pazze, quindi che c'era un impazzimento, no? Quindi, per dire,
Certo, non c'è un riferimento scientifico nei suoi scritti, non ne trovate uno. Tuttavia, diciamo che le intuizioni e le suggestioni che restituisce sono intriganti. Allora, per esempio, rispetto al suono, lui fa risalire a un'epoca remotissima, diciamo, il fatto che il mondo in qualche modo si sarebbe a un certo punto, che in origine era composto solo di suono puro, no? A seguito di una serie di eventi, no? Ci sarebbe stata una trasformazione per cui questa entità che era luminosa, sonora, a un certo punto si è infranta con la materia opaca, no? E l'ha in qualche modo animata, ma non è più riuscita a venirne fuori, ragione per cui in tutte le cose permane un elemento sonoro, una componente sonora. Non solo, lui dice, siccome noi veniamo dal mondo, non so come si pronuncia esattamente, se Devachan oppure Devacham, io lo direi, visto che mi chiamo Neulichid, no? Cioè quel mondo delle anime, no, da cui tutti proveniamo, sarebbe un mondo puramente fatto di suoni, secondo Rudolf Steiner. E siccome noi da lì veniamo, ma anche ci torniamo quando dormiamo, no? Quando il nostro corpo astrale ci lascia, vi risparmio tutte le cose, però se siete interessati, nelle scienze della musica ci sono tutte queste teorie, insomma, non sempre ordinatissime, ma interessanti. Quindi, siccome lì andiamo e torniamo, in qualche modo questo attaccamento al suono deriverebbe da questo rapporto ancestrale. Chi invece l'ha fatta un po' più corta è stato Alfred Tomatis, no? Il quale semplicemente ha un fisiatra della voce, no? Cioè, quindi il padre era cantante, no? Lui ha cominciato a interessarsi quindi ha seguito tutta la carriera del padre, i concerti eccetera, e ha cominciato a occuparsi dei problemi della voce, vedendo le problematiche che i cantanti arrivavano ad avere, insomma, e ne ha curati tanti, anche molto, molto importanti. E lui ha intuito una cosa estremamente interessante, che è che c'è un rapporto stretto, inscindibile, tra l'orecchio e l'emissione vocale. Direte, bella scoperta, è ovvio che è così, no? È ovvio, ma non mica tanto. Cioè, quando si pensa che bisogna educare la voce, si interviene subito sull'organo, no? Dove risiedono le corde vocali, invece no, lui no, dice no, la prima cosa da fare è rieducare l'orecchio per rieducare la voce. Tra l'altro questa è una ricaduta molto interessante proprio del discorso dell'ecologia sonora dentro le classi, no? Di come noi anche come insegnanti ascoltiamo e come i ragazzi, i bambini ascoltano, no? E quindi di come noi siamo portati a usare la voce. Allora, lui ha tra l'altro individuato, cioè, in sostanza lui dice, siccome noi veniamo da un mondo che è intrauterino, dove per 9 mesi o quasi abbiamo fatto altro che registrare dei suoni in un mondo acquatico, sostanzialmente, nel liquido amniotico, noi portiamo traccia e memoria di quel tipo di ascolto. Tant'è vero che oggi in educazione musicale si dice che l'educazione musicale deve partire 9 mesi prima della nascita. Ci sono tante esperienze anche, no? Che non si tratta solo di mettere lì le mamme con ascoltare della musica New Age e basta, ma si tratta casomai di provocare eventualmente proprio una dimensione del canto da parte della persona che verrà ascoltato e quindi verrà riconosciuto poi dal bambino, no? Cioè, infatti su questo sono stati fatti anche degli esperimenti, cioè, il bambino si creta subito nel momento in cui lo mettete sulla pancia della madre, perché ne riconosce il battito cardiaco, il respiro, il ritmo respiratorio, cioè ha già mappato tutta una serie di cose. Quindi questo a volte noi ce lo dimentichiamo, ma quando parliamo di ecologia dei sensi non dimentichiamoci che quello dell'udito è il primo in assoluto a formarsi e quello ci segna tanto. Quindi in sostanza lui, la teoria potrebbe essere, beh, tutto sommato non è che dobbiamo andare dietro chissà di quanti milioni d'anni e in quali mondi strani che uno poi deve fare un atto di fede per dire se esistono o non esistono. Quindi usciamo da un discorso metafisico, no? E se stiamo invece coi piedi per terra, forse semplicemente le risposte le troviamo perché nei 9 mesi prima della nascita succedono tutta una serie di cose molto importanti che ci segneranno. Lui elabora anche una tecnica poi di terapeutica che chiama rebirthing, no? Che consiste proprio nel simulare l'ascolto nell'ambiente, diciamo nel ventre materno, no? Per tornare dentro anche, per far rivivere anche determinate emozioni. Ecco. Allora, diciamo,
Tutto questo si affianca a un altro elemento su cui poi dopo tornerò, cioè al fatto che quindi il fenomeno sonoro, il fenomeno musicale, noi in qualche modo cerchiamo di catturarlo e farlo nostro anche attraverso la rappresentazione che ne diamo. Che poi sia a livello mitologico, sia a livello scientifico, poco importa, la questione è che noi abbiamo bisogno di spiegarcelo in qualche maniera, no? Allora, uno dei modi per esempio condividere l'esperienza sonora è stato quello della scrittura, cioè l'invenzione della scrittura, ma in origine la scrittura scritta, non, la notazione esisteva ma non in quanto notazione scritta, per esempio esisteva la chironomia. Volete provarci insieme? Allora, quindi l'esperienza chironomica attraverso la chironomia in qualche modo serviva a guidare l'andamento melodico, per esempio, no? Poi è arrivata la scrittura quadrata o quadra, no? Che in qualche modo fissava meglio sul tetagramma queste relazioni spaziali del suono, quindi suono come costruzione di spazio anche, appuntatevi anche questa, prima ancora della scrittura mensurale. Cioè mensurale vuol dire che viene, in cui il ritmo viene misurato effettivamente, quindi questa qui uno doveva qualcosa che è dissimile a quello che abbiamo fatto noi adesso, è quello che c'è scritto lì. Ma naturalmente non ci si è fermati lì, ho saltato la cosa più banale che è il pentagramma, poi magari ne salta fuori un'immagine, perché col Novecento noi dobbiamo sapere che gran parte dei linguaggi sono stati solo, cioè tutti i linguaggi, ma in particolare il linguaggio musicale, è stato totalmente rivoluzionato. Avrete sentito parlare di un certo Schoenberg, per esempio, no? Allora, cosa significa aver rivoluzionato i linguaggi musicali? Significa aver colto l'importanza di alcuni parametri rispetto ad altri, no? Quindi se fino a un certo punto la melodia e il ritmo hanno assunto un'importanza enorme, a partire dal Novecento, per esempio, l'elemento del timbro, che può sembrare la cosa più... Beh, un timbro cos'è? Vuol dire è un clarinetto, è una cosa... ma non solo, perché timbro è anche tutto il colore che prende... Io posso fare... La, la, la... Oppure fare... Na, 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 na. Cambia completamente, perché è cambiato il timbro, forse è cambiato anche un po' la velocità, il ritmo sostanzialmente è rimasto quello, ma è cambiata l'espressività. Quindi il timbro, l'esperienza timbrica... ha segnato fortissimo il Novecento ed è da lì che hanno incominciato i primi compositori a immaginare anche per esempio delle orchestre fatte solo di strumenti a percussioni. Prima lo strumento a percussione all'inizio è entrato come una turcheria, si chiamavano, cioè come un elemento di colore esotico. Ci siamo? Scusate se vi do qualche informazione così, però forse può essere utile per capire, non vuole essere una lezione di storia della musica, ma credo che alcune coordinate per capire il grado di complessità siano fondamentali. Se invece noi guardiamo dal punto di vista fisico il suono, pam, immaginate che questo sia il suono registrato di una campana, non ce l'avevo quello lì proprio il suo, noi vediamo un inviluppo del suono nella parte superiore e poi se ingrandiamo, diciamo, la fotografia che possiamo fare del suono, vediamo che la forma d'onda in un millisecondo è quella cosa lì. A seconda di quella forma d'onda io capisco se stiamo ascoltando un clarinetto oppure una tromba oppure qualcos'altro. Cioè noi a livello consapevole è impossibile che riuscire a avere consapevolezza di cosa succede nel millisecondo, ma la somma di tutti quei millisecondi lì fa questa immagine del suono che noi abbiamo dentro. Questa è un'immagine tridimensionale del fascio di frequenze, quindi un suono di una campana non è un suono di una campana, è un fascio di frequenze che compone il suono della campana. Quindi guardate che geografia sonora emerge, no? Che rilievi il nostro orecchio registra nel momento in cui semplicemente capta un qualsiasi suono. Per fortuna lo facciamo in gran parte del tempo in maniera inconsapevole, perché altrimenti ci sarebbe da impazzire, no? Però se ci fermiamo un attimo a analizzare, osservare e a cercare di capire meglio il fenomeno, ecco che allora ci dobbiamo misurare con questi diversi livelli, tutti questi diversi livelli.
Allora, adesso facciamo un piccolo salto perché mi serve introdurre... Ah no, scusate, vi avevo promesso il pentagramma, è arrivato, no? Per esempio nel caso di citavo prima Schoenberg, no? Schoenberg quando incomincia a ipotizzare il passaggio verso il superamento cioè verso la dodecafonia, quindi superamento del sistema tonale, no? Per andare verso la tonale, la dodecafonia, in sostanza dice guardate che quegli armonici che avete visto prima nel suono di campana, vedete? Cioè in senso diciamo per in lungo voi vedete lo scorrere del tempo, ma in senso orizzontale vedete tutte le diverse frequenze. Quelle frequenze, ogni suono ha diverse frequenze e queste frequenze, come dicevo, sono ordinate in un certo modo. Per qualsiasi suono sono quelle lì, però con un dato particolare, che ognuno di quelle frequenze di quei suoni in pratica ha un dosaggio differente e a seconda del dosaggio che ha determina poi l'elemento timbrico. Ora lui cosa dice? Che mentre nel 500 si era arrivati a dire che la musica doveva, il concetto di consonanza era dato dall'ordine di quegli armonici, ragione per cui se vedete il primo armonico è l'ottava, do, do, e poi dopo c'è la quinta, poi dopo c'è la terza e così via, Schoenberg dice non esiste la dissonanza perché è solo questione di abituare l'orecchio a percepire gli armonici più distanti, quindi è solo un problema di, come dire, di maggiore sensibilizzazione dell'orecchio. E qui ci fermiamo. Dewey, che ci azzecca con tutto questo? Tanto. E adesso vedremo perché. Perché Dewey, secondo me, è molto interessante da tenere presente, perché filosofo, pedagogista, come penso la maggior parte di voi sa, insomma, no? Ha lavorato parecchio nei suoi studi su un concetto che ritengo fondamentale, che è di esperienza. Oggi si è parlato parecchio di natura, di uomo, di coso, ma cos'è che sta lì in mezzo? Cos'è che determina poi il rapporto, le relazioni? Sta dentro il fatto che noi esperiamo questo rapporto, no? Allora, Dewey si è occupato di esperienza appunto in prima battuta proprio nel suo rapporto con la natura. Cioè, qual è il tipo di esperienza che noi maturiamo nel momento in cui ci mettiamo a contatto con la natura? Lo ha sviluppato perché ha trovato che la logica ricaduta fosse quella di vedere il rapporto che c'era tra arte ed esperienza. Quindi ha creato un ponte attraverso l'esperienza tra natura ed arte. Non solo, ma infine si occupa del rapporto possibile con invece il campo educativo, quindi l'esperienza e l'educazione. Il concetto cardine, che è quello che mi interessa qui evidenziare, è dato dalla idea di unicità dell'esperienza. Cioè in sostanza lui dice, noi quello di cui siamo alla ricerca, non so se è quella cosa di cui si è parlato oggi, se è la propensione a alla biofilia, no? Quindi all'amore per la vita o altro. Però lui dice, in ogni esperienza noi siamo alla ricerca quasi di una sorta di rivelazione, di un assoluto, no? Di qualcosa che risvegli in noi il nostro senso dell'essere. E questo, questo diciamo, desiderio di compiutezza rispetto alla percezione di una incompiutezza che è nelle cose, no? Ci accompagna per noi, per cui noi siamo sempre alla ricerca di questa unicità. Infatti lui scrive un'esperienza evidenziando proprio l'un, come dire, c'è un concetto identitario dentro l'esperienza, che di unicità appunto, no? Di identità, che è quella che determina poi la sua particolarità. Bene, allora, voi capite che approcciare il rapporto con l'esperienza, sia esso con l'arte o con la natura, come si è detto stamattina, significa portare dentro un altro concetto che è già emerso anche stamattina, mi sembra, la seconda relazione, che se vogliamo possiamo tradurre anche nei termini di trascendenza, cioè io sono dentro quella cosa ma ne sono anche fuori, no? E al tempo stesso rapporto di vicinanza e distanziazione, da subito. È come se noi vivessimo di questo rapporto dinamico nei confronti delle cose che ci stanno intorno, tutte, no? Alla ricerca di questa sorta di trascendenza. In arte, qui porto l'esempio di
Giugio Fontana, che è famosissimo, no? dei tagli di Fontana, e lui crea queste opere, no? Con che intento? Con un intento chiaramente concettuale, no? In fondo ci invita a collocarci in uno spazio intermedio, in un intercapedine tra la tela, che sarebbe la superficie in cui di norma un pittore rappresenta, e l'oltre, l'aldilà, che l'aldilà per i facchini che portano i quadri, che magari devono appenderli alla parete del coso, rimane lo spazio tra il quadro e la parete, tant'è vero che lui ironicamente dice: beh, io ho cercato di fare questa cosa qua per gettare un ponte sul concetto di infinito, poi se uno lo vede e dice per me è un bus, vabbè, è un bus, ciao, cioè ok, cioè, non c'è problema, no? Però l'intento era quello. Allora, diciamo, questo, diciamo, rapporto con la trascendenza, noi in fondo lo troviamo in tantissime esperienze, anche naturali, e qui torno un po' alle origini di dove siamo partiti, no? Questo è, lo cogliamo, diciamo, un disegno, giusto? Cogliamo una sorta di gestalt, una cosa che ha una circolarità, posso cercare di intuire cosa può essere quella cosa lì, no? Quell'immagine, è l'immagine di una rotoballa, d'accordo? Allora, ebbè no, non vale, sì, è fieno, però quello lì l'ha fatto l'uomo, ok. Questo qui non l'ha fatto l'uomo. È un intreccio incredibile, no? Di elementi, si coglie una sfericità, giusto? Ho fatto un ingrandimento. Questo qui l'ho fotografato io sulla spiaggia di Pula quest'estate. Perfetto. Allora, io vado sulla spiaggia e trovo questo oggetto qui, che non l'ha fatto l'uomo, l'ha fatto la natura. Allora, è chiaro che, cioè, al di là degli alberi, di tutte le forme, cioè, vuol dire che la natura poi, a modo suo, prende forma, no? A seconda che ci siano determinate condizioni. Quali sono queste condizioni? È abbastanza semplice. Noi abbiamo bisogno di materia, abbiamo bisogno di moto, quindi di un passaggio di stato a stato, e di tempo. Non so quanto tempo ci ha impiegato il mare a rotolare tutti i fili che ha trovato in giro, e chissà per quale ragione, sicuramente che si può spiegare in fisica, certo che si può spiegare in fisica, non c'è niente di metafisico qui dentro, no? E alla fine il risultato è quello lì. Ci arriva molto vicino anche Pomodoro, no? Il quale fa esattamente il contrario, prende la forma, no? E ci invita a entrare dentro quella forma lì, rivelandoci, un po' come aveva fatto Pinuccio Sciola, no? Degli elementi che sono inconoscibili, una sorta di mistero, di ingranaggio che regola la natura, di codice matematico forse, no? Cioè addirittura, o forse un criptogramma, no? Ecco. Io, come vedete, vado a braccio, però ogni tanto devo ripristinare anche il corpo, sennò. Bene, allora da qui io direi che siamo pronti per passare al secondo, diciamo, step, che riguarda il concetto di complessità. Cos'è complexus? No? Complexus è participio riguarda, diciamo, l'intreccio, il tenere insieme, lo stringere insieme, no? E la definizione che ne dà Edgar Morin mi sembra abbastanza così, come dire, sinteticamente mirata, insomma, è funzionale. Dice: tutto ciò che è tessuto insieme è complesso, no? Non solo, ma la complessità, dice, è un tessuto di costituenti eterogenei inseparabilmente associati, pone il paradosso dell'uno e del molteplice. E qui arriviamo a una prima questione fondamentale che ci siamo tirati dietro fino adesso, cioè il fatto che l'esperienza, sia in natura o non in natura o in natura contaminata, comunque fa i conti con questa complessità dell'esperienza che è insita in ogni esperienza umana. E diciamo che di solito quando noi abbiamo esperienza di qualcosa, soprattutto quando siamo bambini, no? Setacciamo la superficie come se fossimo degli scanner. Qui tocca una questione che a proposito di superficie e profondità, no? Ma la cosa curiosa è che quando i bambini
prendono, di, come dire, setacciano la superficie, scansionano la superficie, si creano un'idea, seppur su basi intuitive, molto forte di quelle che sono le possibili strutture di senso che connettono insieme le varie parti, e si interrogano su questo. Voi provate a raccontare una storia ai bambini. I bambini intanto sono subito attenti se l'hai raccontata esattamente identica, no? Cioè, quindi la superficie è ben tenuta, fotografata proprio, ma altro che se frammento dopo frammento, no? Ma poi nel fare questa operazione loro incominciano a costruire delle coordinate in profondità che riguardano per esempio la costruzione del linguaggio, le regole del linguaggio, le grammatiche, le sintassi. Loro stanno lavorando lì, non ne sono consapevoli, non hanno bisogno di fare una lezione di grammatica, no? O di analisi logica. La stanno già facendo l'analisi logica, in virtù però di questa analisi forte che hanno del livello su. Quindi riflettiamo quando diciamo siamo superficiali, magari lo fossimo come lo sono i bambini, no? E questa cosa avviene sicuramente con l'immagine, ma avviene anche per i bambini moltissimo sul sonoro. È incredibile come loro ricordano tutto, eh? Abbiamo fatto anni fa un'esperienza in una scuola di infanzia dove abbiamo fatto sentire un pezzo di John Cage con una voce, con dei suoni strani, eccetera, e dopo 3 mesi abbiamo chiesto, e poi facendo ascoltare dei pezzi di Radio Gaga, secondo voi cosa ricordavano i bambini? John Cage, perché li aveva così toccati, no? Per la particolarità dell'intonazione della voce della donna, eccetera, eccetera, che aveva carpito la loro attenzione, ma loro ricordavano addirittura l'intonazione, cioè quasi avevano una sorta di orecchio assoluto rispetto a quell'oggetto lì. Bene, allora dicevo, in questo diciamo rapporto quindi con il mondo a vari livelli, abbiamo detto che noi ci rapportiamo con tutti i fenomeni, no? E ne diamo una rappresentazione, questa è l'ombra della sera. Quante volte ci è capitato di vederci proiettato, no? In quel fantastico selfie che è l'ombra, no? Che naturalmente abbiamo proiettato per terra su un muro quando c'è della luce, no? Ecco, il titolo è stato dato postumo, no? Questa statuetta etrusca, no? Chiaramente, a questo bronzo, però è sintomatico, no? La rappresentazione che ne viene fuori, no? Cioè l'idea è il rimando a un fenomeno fisico. Quindi, volendo tornare indietro, noi potremmo ricostruire anche tutto il nostro rapporto, no? con questa complessità, anche a partire dai segni che abbiamo cercato di tracciare e che i bambini per primi ovviamente iniziano a tracciare, no? Cercando di restituire anche attraverso il visivo, attraverso lo scarabocchio, quella che è l'esperienza, il modo in cui loro hanno introiettato ciò che hanno visto. È chiaro che non è fedele, non lo è mai fedele all'originale, no? Amplifica non a caso esattamente quello che più sensibilmente occupa la loro cattura, la loro attenzione. È la campana di prima. Questo vuol dire che sono le 3? 3:15, perfetto. Unicità dell'esperienza, dunque, no? Si basa intanto sul fatto dello stupore, è già stato detto prima, no? Cioè se ne è parlato, la fascinazione, no? Che è l'elemento fondamentale. Se non c'è questa attrazione nei confronti dell'esperienza, viene meno anche il sedimentarsi di una e l'aprirsi a una riflessione. Cioè noi non ci apriamo all'esperienza se l'esperienza non ci dice oh, ascoltami. E questo la dice lunga sull'importanza allora dell'impatto estetico. L'impatto estetico in virtù di quella cosa che dicevamo prima a proposito di Dewey. Se è vero, come dice Dewey, che noi siamo alla ricerca di una straordinarietà dell'esperienza, vuol dire che l'esperienza più straordinaria in assoluto è l'esperienza estetica. Cioè, estetica. Cioè, estetica non vuol dire che dai semplicemente un giudizio estetico bello, brutto, no. Però quando noi arriviamo a dire di una cosa non interessante, no, ma bello, no, quando ci scappa di dire bello, vuol dire che è scattato in noi qualche cosa, o anche quando diciamo brutto, su questo ha scritto Eco, no? Un trattato, no? Sulla bellezza e la bruttezza, no? Benissimo, cioè non entriamo lì dentro adesso, però la sfera estetica è esattamente quel luogo dentro di noi in cui la mappatura dell'esperienza umana ci restituisce un sacco di informazioni utili per la nostra... Forse comincia a essere... Sentite qua? Lasci che siano le pile.
Posso? Andiamo avanti con Magri. Allora, dicevo, no, che comunque questo rapporto dinamico, no, ci porta dentro a un elemento fondamentale, no, che è il paradosso che si può venire a creare nel rapporto tra realtà e finzione, tra realtà e sua rappresentazione. Cioè noi in fondo siamo altro che esseri che si rappresentano essenzialmente il mondo, lo esperiscono ma poi se lo rappresentano. E poi nella condivisione di quella rappresentazione che nasce la cultura, nasce la, come dire, l'idea anche di comunitaria, no? Intorno a un'esperienza. Quindi ogni elemento naturale, innaturale che sia, diciamo, ha questo potenziale di stupore. Allora, intorno alla complessità c'è un altro elemento da aggiungere dal punto di vista teorico, che riguarda il fatto appunto che un sistema risulta complesso quando si ha un fenomeno che si chiama di autoricorsivo, di autopoiesi, cioè quando il fenomeno si rigenera in qualche modo da solo, no? Non solo, ma questo, diciamo, il sistema complesso produce il paradosso e la necessità di un dialogo tra opposti. Edgar Morin dice, riporta una frase che non è sua, insomma, ma che parla di noi viviamo di morte e moriamo di vita, cioè se le nostre cellule ogni tanto non morissero noi non avremo modo di rigenerarsi fino al momento in cui davvero le cellule tutte decidono di abbandonarci, cioè, quindi di fatto noi dobbiamo accogliere dentro di noi questo paradosso, no, degli opposti, no, e le necessità in qualche modo di coniugarli. Dunque la prima conseguenza è che noi dobbiamo accettare che il tutto appunto è più della somma delle parti, come ben dice questa immagine con Einstein. Se questo è vero, in musica lo è molto di più, perché quattro suoni, per esempio tre sol e un mi bemolle, se uno lo prende così dice sì, sono quattro note da solfeggiare. Ach, è la quinta di Beethoven. C'è un rapporto, diciamo, con un oggetto molto più vasto, no? Di quello che. Quindi non solo il tutto è più della somma delle parti, ma è anche meno, volendo, della somma delle parti, dice Edgar Morin. Sistemi complessi sono i sistemi aperti. Cosa vuol dire sistema aperto? Allora, qui Morin porta un esempio su cui forse si potrebbe discutere tanto. Cioè lui dice, un sistema chiuso è un sasso. Sciola ci ha dimostrato che lavorando il sasso in un certo modo quel sistema lì diventa molto aperto, in realtà si apre a significazioni, si apre addirittura a produzione sonora, eccetera. Però lui dice sostanzialmente sono sistemi complessi, tutti sistemi aperti comunque, in cui avviene che cosa? Un passaggio di materia e energia, ma anche di organizzazione e informazione. Allora è chiaro che tutti i sistemi biologici, tutti i sistemi viventi sono sistemi aperti, ci siamo? Se ci viene meno l'ossigeno, noi, fine. Forse anche se ci viene meno l'ossigeno per i pensieri, nel senso, in un senso più metaforico, è la fine, non c'è, uno dice la morte cerebrale, no? Perché. Di nuovo questo? No, ok. Questo è un sistema molto aperto a tutto quello che capta. Allora, lui porta l'esempio di una fiamma, no? Come sistema aperto. Cioè, in sostanza, la fiamma ha bisogno di alcune componenti per poter continuare a vivere, no? Fuoco vivo, diciamo, no? Non a caso usiamo questa espressione che useremo per i viventi. Ha necessità di cera, che se io lo voglio traslare in maniera metaforica, per esempio sul piano di quello che appartiene alla musica, potrei dire sono le opere, sono gli oggetti musicali, sono le idee musicali. L'ossigeno, un pubblico. Qual è il suono, dice un koan, no? Nella cosa zen, qual è il suono di un albero che cade in una foresta se nessuno l'ascolta, no? Se non c'è nessuno che ascolta, non serve a niente avere l'opera, ma serve anche un interprete.
Se io avessi fatto lo scherzo di star dietro, scherzo a lui soprattutto, di non iniziare subito a cantare, voi avreste cominciato a dire, beh, cosa succede adesso, no? Ma il fatto che un interprete, tra virgolette, incomincia a fare qualcosa, ecco che incomincia a innescare un meccanismo, no? Che fa esistere quella cosa che noi chiamiamo musica. Basta che venga meno uno di questi elementi e la musica va in fumo. Allora, purtroppo, devo dire che io lavoro in conservatorio, è molto bella la parola conservazione, però devo dire che il conservatorio, da questo punto di vista, non so se faccia bene, se interpreti bene, diciamo, questa mission della conservazione. Perché se la musica e l'esperienza musicale si chiude alla società, per esempio, ai suoi mutamenti, agli ambienti che l'accoglie, è chiaro che è destinata a morire. È destinata a morire per asfissia, semplicemente, no? Prima gli viene sulla muffa per 100-200 anni, poi a un certo punto qualcuno dirà la musica è morta. Ecco che allora io vorrei affacciarmi a questo punto e ho ancora più o meno un 20 minuti, mezz'oretta, sì, con calma ci arriviamo, a quella che era, diciamo, il tema centrale, no? La prospettiva biologica. Dunque, è possibile immaginare e pensare alla musica come a un habitat culturale? Perché finora non ne abbiamo parlato, abbiamo parlato di ambiente, di natura, di nei termini di qualcosa che è già lì, è già dato. Ma se invece è dato nuovamente, perché bene o male noi poi con quell'ambiente interagiamo, cosa succede? Cosa facciamo? Stiamo fermi lì così, mani dietro le spalle, perché per non stare attenti a far come Attila, se no non cresce più l'erba? Cioè, va capita questa cosa qua. Allora, la musica da questo punto di vista è un elemento che forse ci aiuta a capire anche queste relazioni con l'ambiente, io credo, perché di questo appunto finora non abbiamo parlato. Come funzioniamo noi? Adesso abbiamo guardato dentro la materia, abbiamo guardato il suono. Noi fondamentalmente attiviamo tre tipi di processi. Un processo, direbbe Nattier, di tipo estetico e di tipo, scusate, poetico, no? Cioè volto a produrre. Produrre vuol dire sia in termini di idee, ma anche in termini concreti. Parlo, faccio, canto, come ho invitato a fare voi prima, no? Processi di ordine estesico, non estetico, estesico, cioè ricettivi, quindi noi siamo macchine di produzione, di captazione, no? E infine processi di rappresentazione, che sono quelli che connettono poi tutto, che sono a valle ma anche a monte degli altri processi. Se io non ho un'idea dentro la testa non riesco a cantarla. Ci ha mai posto il problema? Cioè, se non è che vuoi dire uno inizia, no, cioè dov'è dentro di me, devo trovare da qualche parte nella mia memoria quella traccia, no, amnestica, che suona come una serie di suoni che possono essere una melodia. Bene, allora la cosa importante che si è capita, per esempio, nell'ambito degli studi della pedagogia musicale, della didattica soprattutto, è che questi sono processi integrati. Non è che puoi far solo l'ascolto, puoi far solo l'ora dove fai la pratica musicale, puoi far solo l'ora dove fai il solfeggio, la notazione. Cioè, assolutamente no, perché è un processo circolare da questo punto di vista. Cioè, noi, in quanto, diciamo, sistemi aperti, nel momento in cui in quel sistema aperto mettiamo un elemento che chiamiamo suono, come se fosse una sorta di materia-energia, non facciamo altro che trattare, trasformare quella materia-energia, in termini di idee, ma in termini anche proprio concreti di manipolazione attraverso la voce, per esempio, o attraverso il corpo, o lo strumento, se usiamo lo strumento come prolungamento del corpo. Tutto questo riguarda il discorso sul fatto artistico e musicale. Tant'è vero che negli ultimi, diciamo, decenni soprattutto è venuta avanti una corrente che ha spostato molto anche nella musicologia. Probabilmente se fosse venuto qui un vero musicologo, diciamo di impianto non sistematico ma storico, storicistico, non concorderebbe minimamente con quello che sto dicendo. Io ho una formazione sistematica, non, cioè musicologia sistematica, non storica. Cioè il fatto che non è che noi possiamo parlare di musica solo come insieme di opere,
da analizzare, da studiare, e quindi dal punto di vista appunto storico come ricostruzione culturale in questo senso, ma anche come fatti concreti che avvengono. Questo per esempio nell'etnomusicologia si è capito da tanto tempo, cioè non ha senso andare a carpire una melodia di una popolazione africana per cercare di capire com'è fatta, per trascriverla in un certo modo. Perché? Perché gli studiosi, gli etnomusicologi hanno scoperto, ad esempio, che presso una popolazione, non so, il canto della gazzella, no? Bene, fammi il canto della gazzella, eccetera, eccetera. Benissimo, dai, fammelo di nuovo che lo voglio riregistrare. Completamente diverso, ma scusa, ma perché prima non era passata un'antilope? Cioè, allora, basta che cambi il paesaggio in alcune culture, per cui l'oggetto musicale non è più lo stesso, perché è dettato da ciò che in tempo reale accade fuori. Ci siamo, cioè il paesaggio influenza fortemente gli oggetti, cioè non è così statico come lo è nella cultura occidentale. Ecco che allora sradicare, come dire, queste categorie anche, no? Questi paradigmi in ordine a cos'è musica, cos'è la musica, no? Qualcuno ha detto, il problema non è il termine musica, è là che ci mettiamo davanti, perché se noi parliamo di le musiche abbiamo già in parte risolto il problema. Quindi la musica come assoluto incarnato in alcuni oggetti è la cosa più sbagliata che si può fare, così come è sbagliato dire che il linguaggio è universale. No, non lo è proprio, è un'esperienza probabilmente universale in quanto propensione, cioè non si sono registrate popolazioni in cui non sia, forse una, ma non è chiarissimo, in cui non ci sia un dato musicale. Però in tante popolazioni non esiste la parola musica, esistono altri termini che mettono insieme musica e danza, per esempio. Quindi non ha un termine l'esperienza musicale con i suoni. Small, per esempio, ha coniato questo termine un po' strano, music king, che sarebbe una crasi tra music making, no? Volendo sottolineare l'importanza di prestare attenzione alla processualità, quindi non agli oggetti, ma ai soggetti, sostanzialmente a come processano l'esperienza. Ecco che allora, se noi mettiamo in ordine queste cose qua, ci possiamo aprire una visione ecologica e volendo biologica, no, dell'esperienza sonora. Quindi potremmo iniziare a pensare, siccome in tutto sommato ho continuato a parlare della musica come una sorta di alleato, no? di vicino con cui interagiamo, no? Quindi di un quasi soggetto, no? Un quali soggetto, no? Quindi ha tutte le caratteristiche del vivente, però è chiaro che nessuno dice è una persona, non è una persona, però racchiude in sé qualcosa in cui noi possiamo rispecchiarci molto, tanto, tanto, tanto. Anche perché, a differenza di altre arti, non tutte, è un fenomeno in movimento. Cioè tutto ciò che si muove in qualche modo ci dà l'idea di essere vivo. Voi sapete che nel periodo animistico, no, se voi fate vedere una matita che rotola su una superficie inclinata a un bambino e dite, perché è andata lì la matita? È perché voleva andare lì. Cioè si attribuisce all'oggetto una volontà, un'anima, no? Allora tutto ciò che si muove in qualche modo incarna potenzialmente non solo un corpo ma anche una volontà. La musica ci guida molto in questa diciamo, percorso, no? di una volontà che si muove in qualche direzione. A me piace molto questa, diciamo, pensare, soprattutto pensando a Bach, no? Alla musica come una sorta di matematica danzante, cioè sono forme, geometrie che si rincorrono, no? A volte che non voglio raccontare assolutamente nulla in termini propriamente di storia, sono stato lì, poi sono andato là, no, niente di tutto questo, sono forme che si inseguono ma che ci accompagnano, ci portano dentro a un modo di pensare il mondo comunque. Quindi noi stiamo parlando di ecosistemi, ma vorrei introdurre lì, non so se qualcuno l'abbia coniato questo termine, il termine di egosistema, no? Abbiamo parlato di egocentrismo stamattina, si è sentito, no? Ma cos'è un egosistema? Ciascuno di noi è un egosistema, cioè è impossibile che non lo sia, cioè perché ciascuno di noi passo indietro un attimo. Intanto quali sono i prerequisiti per fondamentali perché si dia luogo a un rapporto tra un ecosistema e un egosistema? Intanto il fatto che
ci sia una proprietà che è in tutte le materie, no, appunto di trasformare, convertire, codificare per esempio il moto vibratorio nel caso della musica, no? E abbiamo visto che ogni corpo nel momento in cui è sollecitato, adesso qui non voglio far schizzare qualsiasi oggetto che muoviamo, tanto è vero che noi mappiamo il mondo proprio in virtù del fatto che sentiamo queste sonorità e le riconosciamo. E quindi diciamo, questa proprietà è fondamentale. Poi se viene dal mondo del Devaham o dove viene non ci interessa per adesso. C'è l'ambiente. Allora adesso capite forse anche la provocazione iniziale. Quando io ho iniziato a cantare da dentro lì, voi avrete sentito il suono provenire da un altro luogo, giusto? E questo subito ha una, non dico una fascinazione per quello che ho cantato io, ma è ci porta a un tentativo di ricostruire la provenienza del suono. Ora, attenzione che al di là del microfono, se io parlo a voi, assolutamente fondamentale. E poi noi abbiamo un'ultima cosa, che è la capacità di alcune specie biologiche di far che cosa? Produrre e recepire suoni, trasformarli, no? In sensazioni acustiche, sonore, e di possibilmente associarvi delle idee, no? Questo è un suono di un'orca marina, no? Si è parlato di canti di luce. Quella balena starà cantando? Boh, vaglielo chiedere, no? Sicuramente ha una serie di segnali, ha una serie di. Però ha un tipo di modulazione del suono che si avvicina molto a degli elementi che sono costitutivi del nostro linguaggio musicale, forse per questo la chiamiamo musica, e la stessa cosa avviene nel canto di uccelli, e non è un caso che alcuni autori hanno dedicato molto tempo ed energie, il primo fra tutti Messiaen per esempio, no, a trascrivere proprio il canto degli uccelli per ricavarne anche delle composizioni. Adesso non c'è il tempo per entrare nel... Quindi dicevo, spazio relazionale che è di tipo ego-ecosistemico, là dove però vediamo che il suono svolge un ruolo fondamentale. Quindi ciascuno di noi è un ecosistema in quanto soggetto, e ciascuno di noi è al tempo stesso parte dell'ambiente. Voi siete parte dell'ambiente, io sono parte dell'ambiente. Chiaro che occupo una posizione strategica ai fini di quello che siamo qui a fare, no? Ma rimane il fatto che ciascuno di noi ha un suo punto di vista in questo momento, su questa esperienza. Lo facciamo anche con gli oggetti che magari ci distraggono in qualche momento, no? Se le cose che vengono dette non sono abbastanza interessanti, con altri viventi, se per caso qui dovesse entrare adesso un gatto, no? Saremmo tutti attratti sicuramente, con eventi e con altre entità di qualche genere con cui noi ci misuriamo. Allora tutto questo sta dentro al concetto di ambiente, al di là di quello che possiamo dire intorno all'ambiente naturale o non naturale che sia, no? E la connessione che noi abbiamo, ce l'abbiamo in virtù di alcuni sistemi e modalità di relazione che stabiliamo. E cosa sono se non i canali sensoriali che ci permettono questo? Non solo i canali sensoriali, ma il fatto che su quei canali sensoriali noi costruiamo dei codici comunicativi. Allora, il suono è esattamente una di quelle componenti. Cioè, senza il suono, senza ciò che vediamo, senza... In tutta questa ricchezza che abbiamo visto finora, senza questo, diciamo, tipo di modo di esperire il mondo, noi avremo un mondo diverso, sicuramente molto diverso.
Quindi ambiente, l'ambiente è quella cosa lì, l'ambiente sono anch'io, dove sta il concetto di ambiente? Adesso non sono interessato a indagare oltre. Sta di fatto che la musica come concetto abbraccia tutto questo, visto da fuori ancora, in maniera teorica, abbraccia tutto ciò. Una cosa veloce, simpatica. Talking about expectations? Expectations. What? 3 minuti. Ba, ba. L'esperienza di questa dimostrazione di Bobby McFerrin, che in fondo vuole dimostrare l'universalità di un tipo di scala, che è la scala pentatonica, che è la prima che i bambini utilizzano, no? Senza regole, senza dare nulla di che, e servendosi di una sorta di, non di una chironomia, ma come potremmo dire una piedoromia, non lo so, cioè, quindi con tutto il movimento del corpo e nello spazio, no? di direzione, dicevo, tutto questo ci dice anche di come i sistemi di relazioni che si vengono a stabilire, per esempio anche nella musica d'insieme, no? Sono è un sistema molto come dire, complesso, molto, molto articolato, no? di un modo di star dentro la relazione che è fatta di produzione ma anche di ascolto, chiaramente, no? Quando dicevo prima i processi sono integrati, c'è rappresentazione, c'è produzione, c'è ascolto simultaneamente. Bene. Arriviamo più o meno alle conclusioni. Allora, quello che ho cercato in questi ultimi anni, ed è questa è la ragione che mi ha, come dire, mi ha un po' entusiasmato all'idea di venire qui, è perché negli ultimi anni ho dedicato molte energie e neuroni a riflettere su queste relazioni possibili, no? E soprattutto al fatto che il mondo dell'educazione e le scienze educative e le scienze sonore, cioè quindi la musicologia e la sonologia, di cui non si parla mai, dovrebbero essere quel qualcosa che nel momento in cui si interseca in maniera interdisciplinare, no? Come dire, delinea quello spazio, no? Intermedio, che riguarda poi, che interessa concretamente la sfera dell'esperienza umana, che in questo caso, come dicevo prima, è di ordine estetico essenzialmente, no? E che quindi poggia non tanto solo, io direi, su un'intelligenza musicale, per come l'ha detta Howard Gardner, no? Piuttosto su un'intelligenza di ordine artistico, mi verrebbe da dire, ma qui si aprirebbe tutto un altro film che non vediamo adesso. Quindi, diciamo, lì in mezzo ci sta, dice se è sbagliato, una regione, una regione ontologica dell'educazione musicale, di qualcosa che
combina le due cose, ed è lì dentro che noi cresciamo come delle piante, come dei viventi, no? Che cresciamo anche la nostra sensibilità musicale se abbiamo modo e diamo modo di realizzarla. Allora, mi avvio, sono stato abbastanza giusto nei tempi, direi che possiamo avviarci alla conclusione con Gedo da Rapshit, no? Che questa è una baita, è una casupola che si trova a Dobbiaco e che è di Gustav Mahler, il quale ha scritto un'opera che si chiama Il canto della terra. Quindi con queste poche note molto, come dire, tenui, che forse ci dicono di un altro tipo di silenzio, di un silenzio che può essere anche dentro la musica, anche quando suona, quindi di una ricerca di un silenzio interiore, c'è il silenzio concreto, quello che possiamo fare tutti, ma c'è anche un silenzio che può venire da un ascolto profondo, da un silenzio di altri canali sensoriali che si stoppano tutti per lasciare entrare un flusso sonoro, e con questo vi lascio. Allora, io credo che sia importante anche provare a lasciare un po' di tempo di risonanza alle cose che ci ha raccontato e fatto esperire o fatto esplorare Roberto in questa sua relazione. Quindi, se ci accordiamo, proprio anche in senso un po' musicale, per fare un 5 minuti di pausa, visto che abbiamo rispettato rigorosamente i tempi, alle 4 meno 5 ci vediamo qua per ricominciare con l'ultima relazione, l'ultimo contributo della giornata. Grazie.